Voltiamo pagina, Guido. L'arte moderna ha ampliato i suoi confini, si può fare arte in tanti modi. Anche il body painting è un'arte perché è la pittura del corpo diversa dai tatuaggi e si può insegnare anche nelle scuole, proprio come accade nel liceo artistico di Verona, dove, pensate, il body painting è diventato un corso sperimentale molto originale. Allora, vediamo se il nostro Luigi Gorini si è fatto disegnare qualcosa sul suo corpo. Body painting nasce come una passione, ormai sta diventando quasi una professione. Il bello di quest'arte è che non rimane ferma su una tela, non rimane ferma su una scultura. L'uomo, l'artista, è sempre stato interessato a dipingere il proprio corpo umano e a cogliere diverse espressioni anche in diversi periodi e in diverse epoche. Il body painting è una tecnica che i giovani si sentono parecchio attratti e affascinati. Per me è arte. Secondo me è l'armonia fra il passato e il presente. Ci vuole molta esperienza, ci vuole lavoro, studio. Bisogna anche avere una certa sensibilità creativa. Non ci si arriva subito, ma bisogna passare anche attraverso una serie di studi, di progetti, di bozzetti, insomma di idee che possono rendere al meglio questa espressione. Si può uscire dagli schemi esprimendo i propri pensieri, le proprie fantasie. Possiamo vedere come si esegue questa tecnica, ce lo fa vedere Barbara Passarin, che è campionessa italiana di face painting. Naturalmente si usa il pennello, si cerca un attimino di cercare delle sfumature adeguate, di accordarla coi colori. La cosa bella è anche che una volta dipinto tutto il corpo, pochissimo tempo si riesce poi a ripulirlo. Non sono quelle cose che rimangono a lungo tempo e si possono eliminare nel giro di 10 minuti con una semplice doccia. La modella trasmette vita all'opera, non è un'opera piatta. Questo progetto è nato per far incontrare ai nostri studenti una forma espressiva che oggi è molto diffusa nel mondo dell'arte. Molti artisti utilizzano il body painting per realizzare performance oppure opere di assoluto interesse e di grande originalità. Ci interessa anche approfondire una nuova tecnica espressiva utilizzata per le scenografie teatrali e anche cinematografiche. I ragazzi che vedete qui riuniti frequentano l'indirizzo di arti figurative e l'indirizzo di scenografia. È un corso nato su proposta dell'Ufficio Scolastico di Verona e in collaborazione con il campionato italiano di body painting che si tiene a Bardolino sul Lago di Garda.